Buongiorno, ok, oggi vi farò un piatto un pochino particolare. Faremo delle chicche di farro, degli gnocchetti con broccolo romano e arzilla. Abbiamo già fatto precedentemente, abbiamo fatto del brodo vegetale, abbiamo messo su dell'acqua, il sedano grana da cipolla e un pochino di sale. Abbiamo sbollentato la nostra arzilla, l'arzilla e la razza. Non so se l'avete presente, quel pesce fatto a rombo con la coda che dà la scossa, quella è l'arzilla. Bene, non ha propriamente delle lische, ma è ricca di collagene, ha una specie di lische molto morbide. Quindi bastano pochi minuti che sbollentiamo nel nostro brodo vegetale, togliamo questa specie di lische e le rimettiamo nel nostro brodo e mandiamo avanti un pochino il brodo. E la polpa la mettiamo da parte. Poi abbiamo preso il broccolo romano, abbiamo prima filtrato il nostro brodo. Ciao Giovanni, ciao Rick. Abbiamo filtrato il nostro brodo, abbiamo tolto le lische che c'erano, le abbiamo rimesso sul fuoco e abbiamo messo in cottura i broccoli che stanno cuocendo, quindi qualche minuto e sono pronti, che andremo poi a togliere e recupereremo di nuovo il nostro brodo in cui andremo a cuocere le nostre chicche. Bene, per fare le chicche, ecco qui, abbiamo qui il brodo bollente, no? Abbiamo preso un po' di brodo della nostra azienda e ci andremo a fare le nostre chicche, così saranno belle saporite. Ok? Abbiamo pesato, sono 300 ml di brodo e 300 ml di farina. Andiamo a mescolare in questo modo e questo servirà per fare le nostre chicche. Abbiamo bisogno di un altro po' di farina. Fino a che non avremo un composto corposo adatto a fare le nostre chicche. Eccolo qua. La farina di farro è molto saporita, quindi verranno delle chicche molto saporite. Siamo pronti. Possiamo impastare sul nostro tavolo. Ciao Tony! Grazie. È un pochino presto qui in Italia, però va bene. Quindi abbiamo impastato le nostre chicche e le lasciamo riposare un pochino e poi ci trasferiamo di là e vediamo come va il resto del nostro lavoro. Benissimo. Ci siamo quasi, basta poco. Ciao Thomas. Grazie. Buongiorno anche a te. Le possiamo far riposare un pochino, eh? Dopo prepareremo i nostri gnocchetti. Bene, questa la lasciamo qua. Ci trasferiamo di nuovo qua. Il nostro broccolo sta cuocendo. Adesso andiamo in postazione e andiamo da quest'altra parte. Così procediamo. Ci spostiamo un attimino. Scusate, ma
qua. Siamo venuti su quest'altra postazione. Eccoci qua. Benissimo. Qua stiamo facendo andare il nostro broccolo nel nostro brodo. Se si è ritirato un pochino, potete aggiungere. Ancora non è pronto, ci vuole ancora un po'. Possiamo preparare la nostra base per cucinare le nostre chicche. Lo spostiamo, accendiamo il nostro fuoco. Mettiamo abbastanza olio in padella, ce ne vuole un po', poi ci mettiamo un pochino di aglio nella nostra padella. Intanto la cottura del nostro broccolo procede, sempre nel brodo abbiamo messo a cuocere nel nostro brodo, quindi verrà più saporito. Ecco qua, mettiamo l'aglio. Se vi piace mettete del peperoncino, io oggi non lo metto perché lo devo far assaggiare a una persona che purtroppo non può mangiare il peperoncino e quindi la faremo senza peperoncino, ma se a voi piace mettete il peperoncino, va bene? Abbiamo messo l'aglio, mettiamo un pochettino di cipolla, facciamo rosolare insieme. Poi andremo a mettere le nostre acciughine, in questo piatto sono importanti, ci vanno. Ciao Giulio, grazie. Oggi facciamo chicche di farro con broccoli romani e arzilla. Siamo abbastanza acciughine, devo dare un bel sapore al nostro piatto. I nostri broccoli stanno continuando ad andare. Prendiamo la nostra cucchiarella, apriamo il nostro cucchiaino, ecco qua, si è girato tutto il palazzo, vediamo un po', i broccoli sono quasi pronti, il tempo che soffrigge andremo a prendere i nostri broccoli e li metteremo in padella insieme alla nostra arzilla. Come vedete, alla fine è abbastanza veloce la preparazione, non è complicata, vuole giusto un pochino di tempo perché dobbiamo preparare il brodo per le tavole, mettiamo il broccolo, mettiamo l'argilla, poi la togliamo, poi ci mettiamo il broccolo, con il brodo prepariamo le chicche, insomma, dice un po' di lavoro, però alla fine ne vale la pena. Bene, abbiamo fatto il nostro bel cucchiaino. Adesso togliamo i nostri broccoli e li mettiamo in padella. Perfetto. Ok. Togliamo intanto qui il nostro pollino. Benissimo. E andiamo a fare. Ciao Loredana! Allora, l'argilla è un pesce, la razza sarebbe, avete presente la manta o razza?
quella che vedete che è fatta un diavolo del mare, come la potete chiamare, quella che sembra un diavolo che nuota con la coda lunga che dà la scossa. Quella è l'argilla, veramente non è quella enorme, grande che vediamo nei documentari, la manta enorme, bellissima che fa nei mari, ma sono quelle un pochino più piccole che vengono pescate, questo velivolo soprattutto, e sono molto saporite. Tra l'altro fanno anche molto bene perché sono ricche di collagene. Quindi questo è un piatto che fa anche abbastanza bene. Facciamo rosolare bene bene il nostro broccolo e andremo ad aggiungere, eccola qua, la polpa della nostra argilla che abbiamo tolto prima. L'abbiamo smollentata nel brodo, l'abbiamo tolta pochi minuti, abbiamo tolto la polpa, abbiamo rimesso le rische che sono quelle cose che vengono un pochino morbide, sono ricche di collagene, le abbiamo messe nel nostro brodo e abbiamo continuato a far andare il brodo. In quel brodo poi le abbiamo tolto un 300 ml con diciamo 500-600 g di farina di farro, abbiamo impastato le nostre chicche. Adesso andremo a preparare. Nel frattempo stanno freddando un pochino. Adesso continuiamo con il nostro condimento, quindi andremo a mettere la nostra polpa insieme al broccolo, il nostro bel soffrittino. Sale ci andrà un po' a pallina perché abbiamo messo le acciughe per alzare le brode, è meglio assaggiare il condimento. Ciao Gio! Qui non fa freddo, però è un po' nuvoloso Gio. Vedete, queste sono non sono propriamente delle vische, sono molto morbide, quindi questo potete darlo tranquillamente anche ai vostri bambini perché non ha quelle vische che danno fastidio. E poi come ripeto fa tanto bene. Benissimo, possiamo farlo andare ancora un po'. Mettiamo un pochino del nostro brodo. E facciamo andare ancora un po'. Abbandonato. Poi avremo un po' del formaggio con il quale andremo a cremurare all'ultimo, pecorino, formaggio, messo quello che voi piace. Vi piace il sapore un po' più forte, può mettere del pecorino, a chi no, del formaggio un po' più intagliato. Va bene? Allora, questo diciamo che è pronto. Scusate, questo è pronto, ecco qua, fate cuocere bene il broccolo, in questo modo, sarà molto saporito questo piatto. Ok, e qui ci siamo, possiamo spegnere, lasciare qui. Ci trasferiamo di nuovo, prepariamo le nostre chicche. Scusate per questo andirivieni, però è necessario. No, non vi posso far vedere quello che faccio e non va bene. Ok? Eccoci qua. Eccoci di nuovo nella postazione di impasto. Ok. Poi, come vi dico sempre, quando, se non riuscite a seguirmi in diretta, potete comunque andare a prendere, seguirmi sulla mia pagina Facebook,
troverete tutti quanti i miei video e quindi potete tranquillamente vederli con tutta calma e in quel modo potete fare le vostre ricettine tranquilli tranquilli, ok? Modo molto semplice, eccoli qua, i nostri gnocchetti sono pronti, non ci vuole molto per farli, la farina di farro, come ripeto, è bella saporita, quindi vengono bene. Ora l'ho spinto del tutto fuoco. Siamo, come vedete, siamo stati veloci nella preparazione. Accendiamo il nostro brodo, che adesso ci vorrà proprio poco per prepararlo, saremo veloci, veloci, veloci. Prendiamo un vassoio di legno, che va benissimo, lo sfolderiamo e facciamo le nostre chicche. Se non vi piacciono i gnocchetti di farro, potete tranquillamente fare degli gnocchi normali di patate o anche potete farlo con della pasta asciutta. O potete fare una minestra, se vi piace più brodosa, potete fare questo procedimento con una base più brodosa, utilizzerete tutto il brodo e farete una minestra. Una zuppa, magari d'inverno può essere più gradita, oppure ci sono delle persone anziane che preferiscono mangiare qualcosa di più brodoso, di più morbido. Ok, ecco qua, ci siamo. Vedete, molto veloci nella preparazione. Ciao amici, Michael. Oggi facciamo dei gnocchetti di farro con broccoli e arzilla, con il pesce. Abbiamo già preparato il tutto, siamo pronti con gli gnocchetti. Il nostro brodo sta bollendo, controlleremo come stanno di sale il nostro condimento, che è importante. Ecco qui, pronti. I gnocchi sono pronti, ecco fatto. La preparazione degli gnocchi è molto veloce. Bene.
ci trasferiamo di nuovo, scusate, purtroppo è d'obbligo. Eccoci qua. Eccoci di nuovo qui. Benissimo. Oh, il bolle. Accendiamo il nostro movimento. Bene. Assaggiamo il nostro condimento per sapere come sta il sale, è importante. Calcolate che poi andremo a mettere del formaggio, quindi di sale ci vuole. Mettiamo un pochino di sale. Ecco qua. Aggiungiamo anche la nostra acqua della pasta nel nostro brodo. Appena appena un pochino di sale che ne avevamo già messo. Mettiamo un poco di sale. Ok, e ci siamo, possiamo andare a cuocere. Ciao Emanuele, ecco qua. Ben sappiamo gli gnocchi come vengono a galla, sono pronti. Buongiorno anche a te, come vedi devo sempre passare, ok, facciamo, eccoli, ci siamo quasi, siamo quasi pronti. Mettiamo anche gli altri, ci siamo, ecco qua, benissimo, mettiamo in cottura anche gli altri gnocchetti, e così abbiamo terminato. Oh. Prepariamo nel frattempo un pochino di prezzemolo, così ci servirà il nostro piatto. Ci siamo ragazzi, Vediamo un bel piatto. Per la nostra presentazione. Eccoli qua, eccoli qua. E ci siamo. Come dico sempre, il nostro brodo, questo lato il brodo, facciamo un po' di broccoli, anche là, ci serve per la mantecatura, quindi non lo buttate mai, mi raccomando.
facciamo di cuocere il nostro condimento in questo modo. Facciamo insaporire bene. Broccoli. Poi andremo a mettere il nostro formaggio. Oh, perfetto. Devono venire belli cremosi. Ci siamo, ragazzi, eh? Sono pronti. Abbiamo fatto un bel piattino anche oggi. Questo potete utilizzarlo anche per le prossime feste, potete farlo per la vigilia tranquillamente. Ok, spegniamo e andiamo a mettere il nostro formaggio. Poco spento, tremolate con il formaggio. Ecco, mi darà quel tocco in più, quel sapore in più. Il nostro piatto è pronto. Andiamo per la presentazione. Un pochino di formaggio, quindi basta. Eccoci qua. Bene, il nostro piatto è pronto. Quindi abbiamo fatto una cosina un pochino diversa, invece di fare la solita pasta e broccoli con l'arzilla, l'abbiamo fatta in modo diverso. Vi prometto, la prossima volta faremo invece proprio la classica pasta e broccoli con l'arzilla che si fa a Roma, un piatto tipico della cucina romana. Ed è una minestra, è una zuppa, è diversa. Ok? Benissimo. Vi do un bacio, un abbraccio, vi auguro una buona giornata. Ciao, grazie dell'attenzione e ci vediamo alla prossima ricetta. Un bacione, buona giornata a tutti.